dirigenti, docenti ed alunni delle scuole cittadine. È con rinnovata emozione e tanto orgoglio che ci ritroviamo vicino alla Stele Marmorea, sacrario e luogo dove 69 anni fa trovarono la morte 16 giovani concittadini, padri e figli di nostre famiglie, rastrellati e barbaramente trucidati dai nazisti per l'iniqua legge della decimazione allora vigente. E solo perché un contadino rionerese aveva lievemente ferito un soldato tedesco. A loro, il cui spirito è più che mai vivo tra noi e che sono stati testé citati dalla giovane, si aggiungono altre due vittime, il 17enne Antonio Cardillicchio ed Eloisa Giordano, mamma di 7 figli. Entrambi morirono il 16 settembre durante l'assalto ai magazzini nel tentativo di portare a casa un po' di farina e sfamare i propri cari, poiché lo sappiamo bene tutti che la guerra porta solo distruzione, violenza e tanta fame. Per queste 18 vittime la nostra città è stata insignita della medaglia d'argento al merito civile il 23 aprile del 2003. Ed oggi è la giornata del nostro statuto comunale, della coesione cittadina, laddove la comunità intera è raccolta religiosamente nel ricordo e nella nostra memoria, perché un popolo senza un passato con cui confrontarsi non ha un futuro. Mai si deve dimenticare il tributo di sangue che la nostra città ha pagato per la conquista della libertà. L'anniversario dell'eccidio nazifascista non è e non deve essere mai retorica celebrazione, ma un'attesa e grande lezione di storia, una occasione per riflettere e comprendere che la storia racchiusa nei libri è stata scritta da fatti ed episodi come questi accaduti a Rionero, ma anche a Matera il 21 settembre del 43, in altre città italiane. Il tessuto della memoria è fatto da persone umili, come le nostre vittime, e da un intreccio di valori su cui poggia la Costituzione e la democrazia italiana. Perché la nostra tragedia ha contribuito a edificare la Repubblica italiana su valori come solidarietà, fratellanza. Rievocarlo è importante, soprattutto oggi, per l'enorme attualità dei messaggi, invitandoci a riflettere sui venti di odio che talvolta spirano formando insanabili piaghe sociali. Al centro di ogni nostro agire e comportamento ci sia il rispetto della persona e dei suoi inalienabili diritti, con l'impegno personale e sociale volto al bene comune per costruire la vera cultura della pace. Ed è proprio dalle scuole che bisogna ripartire per ridare senso e pienezza ai fatti accaduti il 24 settembre del 43 ed ampliare le prospettive di pace a Rionero come in Italia, in Europa e nel mondo intero. Pace, scuola e cultura per investire sull'educazione e la formazione e sul protagonismo delle giovani generazioni ed arginare la crisi culturale, economica e sociale del nostro tempo ed alimentare la speranza in un futuro migliore. L'amministrazione comunale, che mi onoro di presiedere, ci crede molto in questo e proprio per riannodare i fili della nostra identità ha inteso onorare questo 69esimo anniversario, oltre che con la tradizionale celebrazione civile e religiosa, attraverso l'allestimento e la realizzazione del percorso della memoria che abbiamo poc'anzi effettuato, con emozione e viva commozione. Con 4 installazioni di sculture nei luoghi del rastrellamento e dell'eccidio, progettate dai giovani dell'Istituto Statale d'Arte Carlo Levi, cui va la gratitudine di tutti noi. E la comune riflessione che seguirà presso il centro sociale denominata lezione di democrazia. Ne abbiamo tutti un po' bisogno, con la preziosa presenza e testimonianza di una grande donna, Lidia Menapace, voce fondamentale del movimento delle donne e del pacifismo italiano, pezzo della nostra memoria, avendo vissuto la resistenza italiana come staffetta partigiana, nonché attenta osservatrice della società odierna, politica, saggista italiana e componente dell'ANPI nazionale. Auspichiamo l'interazione per un percorso comune di istituzioni, società civile, associazionismo, volontariato, con la politica che deve riaffermare il suo ruolo di garanzia e risoluzione dei problemi, riportando al centro la convivenza tra i popoli e la dignità della persona,
avversando la violenza attraverso il dialogo, l'ascolto ed il rispetto dell'altro, al di là della razza, della religione e dello status sociale, ma imparando a guardare l'altro come una risorsa preziosa ed valore aggiunto ed arricchimento collettivo. I simboli, dunque le quattro sculture del percorso, le testimonianze dei sopravvissuti pubblicate lo scorso anno dall'amministrazione comunale, ringrazio perciò l'assessore alla cultura Vito D'Angelo e l'ufficio scuola, ci aiutano in questo, invitandoci nel quotidiano a dire no alla guerra, al terrorismo, alle molteplici forme di razzismo e sì alla pace, ai diritti umani, oggi come ieri, per non dimenticare mai. Viva la pace, viva la libertà, la democrazia, viva Rio Nero, la Repubblica Italiana. La parola al Presidente della locale sezione dei combattenti, Saverio Fosca, invece di Giuseppe Di. Autorità civili, politiche e militari, concittadini, giovani studenti, a nome del Presidente mio personale, unito al Consiglio Direttivo e ai soci della sezione combattente Regi di Rio Nero, rivolgo a tutti voi il più vivo e riconoscente ringraziamento per la presenza e la partecipazione a questa solenne e sempre commovente cerimonia. La ricorrenza più profonda va in particolare all'amministrazione comunale della nostra città, ai massimi esponenti della Regione Basilicata e della provincia di Potenza e a tutte le forze dell'ordine, a quelle militari, alle rappresentanze dei partiti e delle organizzazioni sindacali, per aver risposto ancora una volta al nostro invito, quello di rendere onore al sacrificio dei nostri fratelli e concittadini, caduti da martiri a causa degli orrori della guerra e dell'odio che nulla di umano mai può dimenticare. Oggi 24 settembre 2012, il 69° anniversario del barbaro eccidio di 16 giovani vite rionerici per mano di un plotone militare comandato dai tedeschi. Con loro vanno pure ricordati Eloisa Giordana e Antonio Cardillecchio, assassinati pochi giorni prima a seguito della repressione di una rivolta popolare che per fame era scoppiata davanti ai magazzini viveri controllati dagli stessi soldati tedeschi. La ricorrenza non è formale, ma è avvertita nel cuore di tutti noi, senza distinzioni ideologiche o partitiche, ma con il sentimento di chi crede nel valore dell'umanità e del rispetto della persona. 69 anni fa, purtroppo, questi valori furono tragicamente calpestati e ancora oggi siamo qui a piangere il loro sacrificio. Tutti noi, uniti alle famiglie sempre addolorate e trucidate, esprimiamo commozione profonda nel ricordare quel triste evento e rendiamo onore a questi 16 martiri, ricordate questa semplice ma terribile stile. Onore e merito a tutti coloro che sono caduti in guerra per difendere la madre patria. Tutti i nostri caduti sono presenti nel nostro cuore e sempre lo rimarranno. Tutto Rio Nero si stringe attorno al tricolore, il simbolo dell'Italia e dell'unità nazionale. Grazie di nuovo, viva l'Italia, viva Rio Nero! Viva i valori della pace, della giustizia e della libertà!